Buonasera e ben arrivati. Sto per presentarvi l'ospite di stasera, considerato tra i consulenti di marketing immobiliare più importanti in Italia, project manager di Boraso.com, digital agency esperta nel marketing immobiliare e soprattutto blogger pungente di marketingimmobiliare.it, perché è famoso per i post contro gli agenti immobiliari. Al bello del mattone, Antonio Rainò. Buonasera. Buonasera, ciao Adriano. Ce l'hai con gli agenti immobiliari o no? È vero? Non è vero, è una leggenda. Leggenda. Antonio, che importanza ha un portale per un agente immobiliare moderno? Un agente che vuole sopravvivere alla crisi immobiliare. Il portale è una grande risorsa per l'agente immobiliare, perché gli consente di gestire in outsourcing tutto l'aspetto legato alla vendita e alla promozione dell'immobile. Mi spiego meglio. L'alternativa, se non esistessero i portali, gli agenti dovrebbero fare da sé, con il risultato di spendere tanto per un sito web, posizionarlo, male anche, spendere male, eccetera. Invece, per fortuna, anche se in Italia non c'è una grossa offerta da un punto di vista dei portali, comunque c'è un discreto numero di portali, tale per cui l'agente immobiliare sa che può contare su una vetrina affidabile, ben fatta da un punto di vista tecnico, seguita. Considera che, per quanto riguarda per esempio i grandi portali, senza fare nome, ma tanto sono quei due lì, immobiliare.it e casa.it, insomma, stiamo lì come dati, ma consideriamo che sui grandi portali oltre il 30% del traffico è traffico diretto. Quindi cosa significa? Significa che l'utente che cerca casa oramai sa che deve andare a cercarla sui portali, non passa più da Google. Questo anche grazie al fatto che i grandi portali investono molto in pubblicità, promuovono molto il proprio marchio. Anche in televisione. Anche in televisione, e quindi l'utente... sappiamo anche che la ricerca della casa è una ricerca che dura parecchi mesi, quindi l'utente, dopo aver visto magari i primi giorni, le prime settimane su Google dove si trovano le case sul web, ha imparato che si deve registrare a quel portale piuttosto che a quell'altro, e quindi la ricerca non avviene più passando da Google, avviene direttamente l'utente digita direttamente l'indirizzo del portale, oppure gli arrivano gli alert via mail, quindi è un accesso diretto. Quindi la sfida di un agente immobiliare non è più come possono dire alcuni in modo fallace, non è più essere primi sui motori di ricerca, quindi indicizzati su Google, ma la vera sfida è essere primi sui portali, perché diciamo è il portale la vera arena competitiva dove la gente si scontra con l'altra gente, dove l'immobile si scontra con l'altro immobile. Antonio, quello che hai detto è vero sicuramente, ma per un agente immobiliare o un telespettatore che magari ci sta guardando e che vuole cambiare un po' la propria immagine su internet, quanto costa un professionista come te, un consulente immobiliare di questo tipo? È un, come al solito, quando si parla di prezzi e di costi, è un argomento difficile da affrontare. Diciamo che la consulenza, si sa, può andare o per è molto generica come domanda, certo, chiaro, però in linea di massima anche quanto perché puoi noi all'interno di Boraso.com facciamo fondamentalmente web marketing. Quindi io vengo da esperienze più di marketing anche offline. Comunque, quando si parla di web marketing, si parla poi di consulenze legate a specificazioni. Per esempio, quindi la costruzione di un sito, oppure la gestione di campagne pay per click. Quindi non me lo vuoi dire quanto costa in linea di massima la costruzione di un sito normale?
Allora, una media ci sarà. visto che parliamo ad agenti immobiliari, dire quanto costa un sito internet è un po' come dire quanto costa una casa a Milano. Mi Sappiamo. aspettavo questa Allora, controdomanda. Me un l'aspettavo. Va monolocale a bene, quarto cioè, giro hai è ragione. 50.000 euro, la casa di Gianni Versace penso che sia Esatto, è ancora a troppo già. 49 milioni, quindi un per mille di più. Diplomatico e No, formale. diciamo che un sito fatto bene, ma adesso dai, non voglio proprio sparare. Comunque, siamo in un intorno di, può essere un intorno di 5.000 euro in su, ma sono veramente Sono delle cifre, cifre, ovviamente, sono da prendere veramente un po'. cifre in libertà, anche perché poi bisogna vedere se bisogna attaccarci sotto un Ecco, gestionale, ci sono cosa. alcuni agenti immobiliari che spendono 5.000 euro per costruire un sito, c'è chi ne spende 15.000 per un sito, insomma, C'è chi ne spende sicuramente ne 1.000. spende 1.000, insomma, ci sono diverse tipologie. Ma perché ancora molti agenti immobiliari, soprattutto magari non quelli della mia età, ma magari quelli un po' più grandi di un'altra generazione, hanno paura di investire su internet e quindi ci vanno un po' con i piedi di piombo, secondo te? Secondo me non è una paura di investire, è un po' ecco, come dicevamo, se io ho detto 5 per dire un numero così indicativo. Tu hai detto ci sono quelli che spendono Anche di 15 e più, sono i ci sono colleghi. anche quelli che spendono 500, Ovvio. 1.000 euro perché prendono il pacchettino Standard. standard, magari offerto da un portale, da un gestionale. Ci sono anche dei servizi online per crearsi il proprio sito a low cost. Ecco, il problema del web è che si pensa sempre che sia gratuito. Una C'è volta forse era questo, sì, c'è gratuito. un po' questa così, siccome c'è l'enciclopedia gratuita online, c'è il traduttore gratuito, cioè, allora si pensa che il web sia tutto gratuito. Come l'agente immobiliare, per Come la alcuni la gente. provvigione non bisogna pagarla Esatto, perché è gratuito. No, invece c'è il lavoro dietro. Infatti noi adesso ci troviamo nella sala riunioni di Di Borasso Com dove e ci sono dipendenti, diciamo luce, oltre, da pagare. oltre questo muro ci sono i miei colleghi che stanno Stanno lavorando, lavorando. c'è un'altra sede dove ce ne sono ancora di più che stanno lavorando e non ci si rende conto che per fare quel sito lì ci sono Del dietro lavoro, delle ore. tanti giorni lavoro, tanti giorni lavoro magari di maestranze qualificate, ecco, Questo giustifica i questo è il costi. motivo per cui un sito Non può ha essere ha gratuito. un costo. Si parla spessissimo, Antonio, tra noi agenti immobiliari di MLS, co-working, condivisione, sinergia, c'è cioè una voglia di stare insieme a tutti i costi, ma è fattibile in un paese come il nostro? Penso sempre agli anglosassoni che sono veramente i maggiori esperti da questo punto di vista, o ancora c'è tanto da fare, secondo Tutte e te? due, è In medias fattibile, è virtus fattibile, generativi. come siamo Piano piano, step diplomatici. by step. No, è fattibile, però c'è ancora tanto da fare. Diciamo che Sei d'accordo? il fenomeno dell'aggregazione è un gran bel fenomeno. Purtroppo, se vuoi, nasce da un'esigenza congiunturale, nel senso che sta venendo meno il vecchio sistema dell'intermediazione. Insomma, ha un po' il fiato corto, vengono meno anche, Cambia la figura forse sì, dell'intermediario più dell'intermediario. che mancanza definitiva, ma cambia un Sì, po' la si figura sta dell'agente immobiliare, sì. ridefinendo, c'è una grossa crisi da parte del franchising, quindi ci sono delle insegne che stanno andando bene perché stanno rivedendo il proprio modello di business. Però diciamo il franchising classico, pago dei costi fissi per avere non si sa che cosa, viene meno perché adesso A parte le grandi realtà. la gente si vuole liberare dei costi fissi, ecco allora nel momento in cui in più il lavoro si sposta sempre di più verso un approccio più digital, cioè adesso l'agente immobiliare non ha più quel bisogno forte di una sede propria, di un
può fare il suo lavoro in mobilità, ma può fare mobilità, può fare il suo lavoro in mobilità. Quindi se metti insieme un po' tutti questi fenomeni qui, aumentata la collaborazione tra agenti, quindi anche aumento della collaborazione, venir meno dei costi fissi e degli elementi sovrastrutturali, cambia proprio la sovrastruttura mentale e operativa. Ecco che e quindi è più facile per gli agenti trovarsi insieme, magari anche a condividere degli spazi. Tra l'altro non solo con agenti, ma altre anche categorie professionali, ma anche diciamo, studi dove trovi l'agente, trovi il progettista, puoi trovare l'avvocato. E, diciamo, la cosa bella del coworking è che quella che poi è nasce come un'esigenza può rivelarsi invece un'opportunità perché come dire ci si confronta, e se tu hai bisogno di un parere su un contratto, tu agente hai bisogno di un parere su un contratto, magari hai il tuo compagno di studio che è un avvocato. Chiaro. Vuoi fare un sopralluogo su un appartamento da ristrutturare e ti chiami l'architetto che c'è nello stesso studio. Sono d'accordo. È una, come dire, dalle situazioni di crisi poi possono nascere le opportunità. Lo sto vedendo diffondersi Noi a Milano siamo abituati a vedere il coworking, poi soprattutto nell'ambito, si usa anche molto nell'ambito del web marketing. Forse comunque nelle realtà della più provinciali, più piccole, questo forse ancora sta arrivando, deve attecchire, no? Sì, deve ancora però vedo degli esempi anche a Bologna, a Genova, mi arrivano dei segnali. Antonio, dicevi prima, i portali più importanti sono due, quelli che funzionano, diciamo, di più. Ovviamente hanno dei costi di abbonamento, quindi in termini economici per gli agenti immobiliari, più alti rispetto ad altri che non funzionano, secondo noi siamo addetti ai lavori, assolutamente. Qual è la strategia di marketing immobiliare più giusta quindi per un professionista, cioè puntare sugli abbonamenti quindi che fanno pagare di più, oppure per una questione di immagine bisogna averli tutti e quindi essere presenti sul web a 360 gradi? Averli tutti mi dà l'idea di agente immobiliare pre-crisi, insomma quello del 2005, del 2006 che andava in acquisizione. Posso farlo andava in acquisizione dal potenziale venditore, sì, diceva io esco su tutti questi giornali, e si presentava con con la pila di riviste su cui usciva, riviste che ovviamente adesso non esistono più. Però ecco, a differenza di quell'agente immobiliare che per fare così, per mostrare i muscoli andava lì con la pila di riviste su cui faceva pubblicità, il web è misurabile. E la carta non in modo così preciso. Quindi il consiglio è quello di misurare il rendimento dei vari portali. Fare periodi di prova e farlo capire, scusa se ti interrompo, anche ai clienti, no? Quindi dire perché ci può essere il venditore che ti chiede: no, ma io voglio Idealista piuttosto che Immobiliare, piuttosto che Casa.it, piuttosto che Attico. Queste ma cose se... possono succedere, bisogna spiegare che ci sono delle statistiche ben precise, anche per motivare. Ecco, se succede beccato proprio un cliente, succede perché però, ormai internet è alla portata di tutti, quindi perché anche, anche sa, il cliente finale chiaro, conosce lo i portali, lo sa, quindi questa è una cosa che fa riflettere. Bisogna argomentarle. Certo, bisogna argomentarlo, però dati alla mano uno può dire: guarda, che questi sono i risultati. Sono i risultati. E questo, come dire, adesso abbiamo fatto riferimento magari ai più grossi portali che ce ne sono tantissimi, eccetera, altri ovvio. Però dobbiamo anche tenere presente nella misurazione una buona pianificazione deve per forza tenere presente anche come dire i portali locali. Quindi ci sono su base locale dei portali che magari costano anche relativamente poco, ma proprio per il fatto di essere specializzati su un territorio possono avere dei buoni ritorni. Quindi questo può essere un buon approccio. In ogni caso sì, bisogna misurare, ma giusto, diciamo, a Milano si sa che resiste, continua ad avere un buon peso, sempre il Trovo Casa, a Roma c'è il portale legato a Messaggero, a Torino c'è Case Magazine, cioè
Ci sono delle grosse città che hanno comunque il loro portale di riferimento, è sempre un buon... Quindi misurare i rendimenti e poi scegliere di conseguenza. Il web si misura, il web marketing viene utilizzato per vendere sicuramente gli immobili, nel nostro caso perché parliamo di mercato immobiliare a 360 gradi, ma il web marketing è anche uno strumento per migliorare la propria immagine, quindi dell'azienda. Penso ai social network, Facebook, sei d'accordo? Beh, io dico spesso che gli immobili passano e la gente resta. Quindi, bel motto, mi piace, te lo copio. Sì, ti autorizzo. Mi autorizzi. Tanto è registrato che l'ho detto io. Lo ripeto. Nel senso che comunque un agente immobiliare si deve sempre augurare di avere in portafoglio quell'immobile per 6, 7, 8, 9 mesi, quello che è, però la sua attività professionale deve essere più lunga quindi non ci si deve far promozione solo con gli immobili. Anche perché bisogna promuovere anche la propria professionalità, infatti, la propria specializzazione, bisogna avere una specializzazione, bisogna promuoverla e la propria competenza. Bisogna parlare di quello. Infatti ti stavo per chiedere, spesso nei social network, cosa che mi capita di vedere quando navigo sulla mia pagina Facebook, ci sono agenti immobiliari che pubblicano solo ed esclusivamente fotografie di immobili acquisiti quasi quotidianamente, raggiungendo magari 2-3 mi piace dopo una giornata di promozione. Ci sono altri agenti immobiliari che magari pubblicano, ti faccio un esempio, il cane che è in ufficio magari sulla scrivania e nel giro di poche ore hanno 70-80 mi piace, quindi ha avuto un successo notevole. Anche quella è pubblicità indiretta, quella è pubblicità diretta. Diretta e indiretta. No, quella è pubblicità diretta alla propria professionalità, nel senso che adesso non dico il cane in ufficio, se poi uno lo accompagna dicendo la nostra agenzia è animal friendly, siamo comunque lo so che è vero, però ecco, se no, assolutamente contrario all'uso dei social, all'uso delle mail, cioè ricevere queste mail dove indistintamente ti propongono uffici, attici, negozi in modo spammoso a tutto il database, non va bene. Cioè, la mail commerciale ci può essere, ma deve essere mirato. Mi hai chiesto un quadribano, mi è arrivato un quadribano. È inutile che mi mandi il bilocale in un'altra che ogni zona, settimana, il lunedì, mi arriva la tua newsletter indistinta. Eppure questo ancora succede. Eppure succede. Cosa... Perché comunque, questo è un altro problema del web, del mondo digital. Ci si fa cullare dall'automatismo. Non ci si mette invece lavoro. C'è uno studio per ogni cosa, diciamolo. Esatto, c'è il gestionale. Per degli obiettivi bisogna studiarli con professionalità. C'è il gestionale che ogni settimana ti spara fuori una mail e uno la spara fuori. Invece sarebbe tanto più apprezzabile ricevere una mail in meno, ma per esempio uscirsene una volta al mese con una bella guida immobiliare alla tua città. Oggi ti parlo di questa zona, oggi ti parlo di... Ecco, allora lì si mostra un po' di professionalità e ci si qualifica come professionisti del settore, non come sensali. Antonio, grazie per aver partecipato di nuovo al Bello del Mattone. Grazie. Spero di averti ospite di nuovo magari in studio questa volta, la prossima volta ti invito in studio. Abbiamo fatto momento la montagna. Grazie a Massimo Boraso che ci ha ospitato negli studi della Boraso.com. Io vi do appuntamento ogni sabato alle ore 20 sul canale 1 di GRP e sul canale 671 di medicalexcellence.tv. A presto!